Sfido chiunque a dirmi che quelli che vedete sono lo stesso cucciolo. Sì, è sempre Chiara. Ha solo subito un restyling. Davvero? E allora perché in tutte le opere cartacee sul Re Leone autorizzate dalla Disney, alla fine il piccolo ci viene sempre presentato al maschile? In una giornata di sole, Rafiki alza verso il cielo un cucciolo. È il figlio di Simba e Nala. È il figlio di Simba e Nala. Say what? Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e in questa rubrica che mi avete richiesto in tantissimi, in cui andremo ad esplorare i retroscena, per lo più fanon, di alcuni personaggi del Re Leone. Primo fra tutti, Copa. Oh, che cazzo è? Lasciate un mi piace, continuate a guardare il video e lo scoprirete. Nel 1994 il cucciolo che appare alla fine del Re Leone venne soprannominato Fluffy. Sembra morbido da morire! Un nomignolo considerabile unisex. Ma! Come già fatto notare, nelle versioni cartacee è sempre maschio e vi assicuro che così anche nelle trasposizioni americane. Fiki held the cup up for the whole kingdom to see. The Pride Rings had a new prince. Had a new prince. La domanda sorge spontanea, se Fluffy non è Chiara, chi è? Ah, non lo so io! Ebbene, trattasi di Copa, primogenito di Nala e Simba. Shock! Erede canonico fin quando lui, così come le storie presenti nei sei libretti in cui compare per la prima e ultima volta, è stato cancellato dalla storia ufficiale, dagli autori del Re Leone 2. What? Che hanno dichiarato, quasi testualmente, non sapevamo dell'esistenza di questi libretti, quindi facciamo che non siano mai esistiti. Copa somigliava tantissimo a Simba, sia caratterialmente sia fisicamente. Ad eccezione di un piccolo ciuffo sulla testa, caratteristica ripresa poi sia per Kovu che per Kion. Tra l'altro vi faccio notare, Copa, Chiara, Kion. Coincidenze? Io non credo. E sorpresa delle sorprese, i libri nella quale compare non sono stati scritti dopo il primo film, ma parallelamente a quest'ultimo. Aspetta, che? Con l'intento, credo, di spiegare cose che per questioni di minutaggio hanno lasciato delle domande in sospeso. Del tipo, perché Scar odia Mufasa? Come ha fatto a procurarsi la sua cicatrice? Cosa è successo durante il suo regime? E tante altre ancora. Ma che davvero? Roba decisamente interessante, tutta cancellata. Se mi permetti, a cazzo di cane. E ve la butto lì. Vi piacerebbe una mini rubrica in cui ve li riassumo? Lo so, ormai ste rubriche stanno diventando peggio di una matriosca, ma nel caso fatemelo sapere nei commenti. Hai scritto? Momento, no? Ecco, Gesù. Ti piacciono le cose a tema Disney, DreamWorks o simili? Allora passa su Pampling. Acquistando lì con il codice PINKNECO potrai ottenere gratuitamente un paio di calze a tua scelta. Che aspetti? Tornando a Copa, molti fan non hanno accettato la sua cancellazione immotivata e non solo lo considerano tuttora canonico, ma hanno creato un'ottima teoria per giustificarne l'assenza dal Re Leone 2 e ricollegarlo perfettamente alla storia principale. Cosa vai farfugliando? Lasciate che ve la spieghi come si deve. Che bello, sarà una storia vincente. Dopo la morte di Scar, Simba sarebbe entrato in contatto con Zira e le sue leonesse, lontane dalla rupe dei re durante il suo reinsediamento per motivi che poi vi spiegherò meglio in un altro video. Avendo tre cuccioli a carico, malgrado la loro ostilità, il re non avrebbe avuto il coraggio di cacciarle, facendole restare nelle terre del branco, però a seconda delle versioni, o per scelta di Simba o per scelta di Zira, lontano dalla rupe dei re. Vai avanti. La teoria qui si dirama in due scuole di pensiero. La prima, più semplice, spiega che Zira, approfittando di un momento in cui Copa era in giro da solo a giocare, lo ha ucciso per vendetta nei confronti di Scar. Orribile! Cosa che spiegherebbe la morbosità di Simba nel voler controllare sempre Chiara, pedinata continuamente o da Zazu o da Pumba e Timon. Voglio che voi due teniate d'occhio Chiara. Non preoccuparti Simba, le staremo addosso come la puzza sui facocci. Ehi! È la cruda verità, Pumba, accettala. Amici, conto su di voi. Il pericolo potrebbe nascondersi dietro ogni roccia. La seconda è un po' più contorta e implica la presenza di Vitani. Sei sicura? Assolutamente, l'ho visto con i miei occhi. Similmente a come è successo tra Chiara e Kovu, in questa versione Copa avrebbe incontrato Vitani e tra i due sarebbe nata... Un'amicizia che brucia.
tutto molto bello, finché Zira non viene a sapere della cosa, trovandoli insieme e dando di matto. Tanto da uccidere il cucciolo proprio davanti agli occhi della figlia. No! In entrambe le versioni, alcuni aggiungono anche Sarabi, uccisa a sua volta dalle lionesse di Zira nel tentativo di salvare il nipote. E che cazzo! Il che spiegherebbe la sua assenza nel sequel. Che tristezza, quanta malinconia! Scoperta la cosa, Simba avrebbe esiliato Zira e le altre nelle terre di nessuno. Esilio! Vietando poi a tutti gli abitanti del suo regno di menzionare Copa, per cercare di dimenticare il più in fretta possibile la terribile perdita. This is fine. La seconda versione ha però un finale alternativo, che vede Copa sì aggredito da Zira, ma che riesce in qualche modo a fuggire, a crescere lontano dalle terre del branco e a farvi poi ritorno da grande, per ricongiungersi a Vitani e spodestare la sorella dal trono. Chi cazzo sei? Tu mi devi dire chi cazzo sei! Cosa ne penso io? Ditemi quello che volete, ma non si può cancellare un personaggio per dimenticanza, specie se questo continua ad essere menzionato anche oggi, a distanza di 25 anni, dal Re Leone 2. Quindi, a parer mio, Copa è canonico, o quantomeno semicanonico, morto probabilmente quando era ancora un cucciolo, prima della nascita di Chiara. Ma voi invece, cosa ne pensate? Lo considerate canonico? E se sì, secondo voi, che fine ha fatto nella storia? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video.